siamo alla panchina delle sorgenti con Flavio Carola. Flavio, allora, Saramazzi è la 28esima edizione, quindi a Livorno ormai è una tradizione. Sì, io ho vissuto anche già col calcio a 5 queste edizioni. Allora, quest'anno con i bimbi e anche le bimbe grandi a 11 è un'altra cosa. Veramente spero sia uscita una manifestazione carina per i bimbi e per l'associazione. Veramente noi siamo sensibili a queste manifestazioni e ci prestiamo con molta volontà a queste manifestazioni. Senti, Saramazzi ormai non è più ricordare una bimba, ma è anche una serie di azioni benefiche, donazioni, che stanno per l'Avis in mezzo per incentivare anche l'attività dell'Avis. Certo, io spero che queste iniziative sensibilizzino certo la popolazione a queste cose che colpiscano purtroppo i giovani e ci lasciano comunque una mancanza importante alle famiglie e a tutte le persone che le possono conoscere. Noi siamo qui. Senti, come vivono le ragazze della tua squadra a questo evento? Come si sono preparate? Certo, come donne hanno una sensibilità diversa rispetto ai ragazzi. La donna sotto certi aspetti è molto più sensibile alle manifestazioni di corpo delle persone. Poi per natura la donna che gioca a calcio ha più passione e più dedizione rispetto a un uomo che tante volte gioca a calcio perché i genitori hanno detto che deve giocare, non perché lo vuole fare. È vero, è verissimo questo. Ti ringrazio Claudio, è una vita che insomma ti conosciamo, una vita che siamo tanti per un motivo o l'altro comunque portiamo avanti una gran bella storia. Grazie a te. Grazie, ciao. E all'associazione che ci ha abitato. Grazie Claudio.